Gianluca Cirignoni, consigliere regionale in quota alla Lega Nord, Regione Umbria. Cirignoni, nel DAP, il documento annuale di programmazione stilato dal Consiglio regionale, dalla Giunta Marini, c'è una voce: Centro regionale Umbro per la sicurezza stradale. Di cosa stiamo parlando? Chiaramente è uno dei motivi per i quali noi abbiamo votato convintamente no a questo documento annuale di programmazione, che diciamo è la dichiarazione di intenti di come la Regione vorrà spendere i soldi del bilancio sul territorio, e questo centro di sicurezza stradale è uno dei motivi per i quali, come ripeto, abbiamo votato contro. Perché? Perché noi riteniamo che la sicurezza stradale, innanzitutto, si debbano spendere milioni di euro, quelli che la Regione può dedicare anche in tempi di crisi come questa, debbano essere destinati per fare la sicurezza stradale, alla sistemazione delle nostre strade, alla creazione, alla messa in sicurezza di nuove infrastrutture, ad esempio quali rotonde, di cui c'è estremamente bisogno anche in Alto Tevere, e non invece alla creazione di un nuovo stipendificio che serve solo per aggiungere qualche poltrona, per mettere qualcuno in qualche posto e garantirsi qualche voto. Ricordo che insomma il nostro Alto Tevere, ad esempio, ma anche un po' in tutta l'Umbria, ma nel nostro Alto Tevere in particolare, la condizione in cui versano le strade provinciali e comunali è tragica, per non parlare poi di quello che succede sulla stessa E45, in cui le buche la fanno da padrone e sono la chiara testimonianza, oltre che di scarsi investimenti fatti dalla provincia e dalla regione, quindi anche dagli stessi comuni, poi a ricaduta sulla viabilità, e quindi la viabilità per questo si deteriora e diventa insicura, non viene ammodernata come nel caso ad esempio di San Giustino, dove la popolazione da anni chiede la realizzazione di una rotonda tra la viabilità comunale e la strada statale 73, che è stata teatro in un incrocio che è stato teatro di tanti incidenti, ma la regione, il comune, la provincia su questo fanno orecchie da mercante e fanno finta di non sentire, pur sapendo bene che ci sono leggi regionali con le quali si possono dedicare invece fondi alla sistemazione delle strade, come peraltro è accaduto recentemente, e alla loro messa in sicurezza, come peraltro è accaduto recentemente anche intorno a Perugia con la strada statale Pievaiola, che è stato fatto un accordo tra la Regione, la Provincia e i Comuni, la Regione ha trovato i fondi, la strada è stata sistemata. Ecco, allora io ribadisco che la Lega su questo, ed io su questo mi sono sempre impegnato e sempre mi impegnerò, perché ritengo che la viabilità, una viabilità adeguata, senza buche, sia importante per la sicurezza dei cittadini, sia importante per il decoro del territorio e sia importante insomma anche per lo sviluppo del territorio, perché le strade sono per l'appunto vie di comunicazione che, se sono ben tenute, fanno crescere il territorio, danno sicurezza ai cittadini ed inoltre consentono collegamenti rapidi e veloci. Lei si è battuto molto, si sta battendo molto per la viabilità regionale, è il volano per far sì che l'economia riprenda, le infrastrutture sono la base principale. Per quanto invece riguarda la E78 e la E45, è così vicina la realizzazione attraverso il project financing della E78? Ma guardi, io innanzitutto, come ho avuto modo di ribadire, spesso ci credo poco, perché questa strada, purtroppo, di cui noi avremmo estremamente bisogno, l'Alto Tevere, ma anche tutta l'Umbria in particolare, avremmo estremamente bisogno, torna spesso agli onori delle cronache quando siamo sotto elezioni. Poi dopodiché scende un velo di silenzio che continua e perdura. Dura per decenni. Ecco, io credo che sulla E78 ci sia da fare un discorso molto chiaro. Aspetto tra l'altro che l'assessore Rometti risponda ad una mia interrogazione in merito, per chiedere qual è questo nuovo tracciato che è stato previsto dalle società che vogliono fare il project financing, che sono interessate. Voglio sapere come mai c'è un contrasto tra le informazioni che ho io e quelle che dà l'assessore, per le quali a me risulta
risulta che diciamo, la Commissione europea ha bocciato l'inserimento nella rete TEN-T, quindi nella rete delle infrastrutture che vengono finanziate dalla Banca Europea degli Investimenti della E78, mentre da qualche altra parte si dice che questo sia invece stato fatto. Noi vogliamo chiarezza, crediamo tra l'altro che, ribadiamo, che la Galleria della Guenza sia un punto comunque dal quale partire per il futuro della viabilità collegata alle 78, indipendentemente dal fatto che questa strada venga realizzata o meno. Credo che comunque anche sulle 45 ci sia molto da dire, perché tra l'altro è stata recentemente oggetto di un mio esposto alla Procura della Repubblica di Arezzo, in questo caso proprio per le condizioni in cui si trovavano interi tratti di questa strada, che hanno cagionato danni gravi a tante automobili. Per fortuna non ci sono scappati né feriti né morti, ma insomma questa strada è oggetto spesso di tante, come possono vedere tutti, di tanti interventi di manutenzione ordinaria. Recentemente sono stati spesi 19 milioni di euro tra San Giustino e Pieve Santo Stefano, e però le condizioni delle gallerie, le condizioni degli asfalti sono sempre tragiche. Allora io credo che bisogna che la magistratura accenda un focus su questa strada, sulle 45. Io ritengo, tra l'altro, riteniamo tra l'altro come Lega Nord, che non si debba pensare ad una E45 come autostrada, perché questo comporterebbe il suo svilimento come asso viario principale dell'Umbria, la chiusura di svincoli stradali e inoltre un impatto sul territorio molto forte. Noi crediamo invece che questa strada c'è, sia una risorsa importante per l'Umbria, debba essere messa in sicurezza, debba essere ammodernata, eventualmente debba essere messa a pagamento per chi proviene da fuori dell'Umbria, non per i residenti umbri, come succede peraltro in Austria, in Svizzera o in Slovenia, magari per il traffico pesante destinato ad andare fuori dall'Umbria, non quello che viene in Umbria, ma quello che attraversa l'Umbria per andare fuori, così come il traffico turistico che magari va a Roma passando per l'Umbria, ma non certo invece di trasformarla in autostrada, che avrebbe solo lo scopo di far contenti un po' di privati, amici di qualche potente politico. Rimanendo sulla E78, c'è stata una diatriba tra il sindaco di San Giustino Fabio Buschi e Andrea Lignani Marchesani, esponente del centro-destra Fratelli d'Italia, circa il project financing, circa su quale tracciato poteva interessare la E78. Buschi dice in sostanza: il tracciato va bene, ma dobbiamo comunque preservare il nostro territorio. Lei invece pensa che la E78 debba essere fatta comunque a prescindere? No, io innanzitutto mi chiedo se dopo 30 anni di progettazione tutti i soldi che abbiamo speso per i vari progetti non avessero consentito magari invece di realizzare già una buona parte di quest'opera. Questo al di là della polemica che può essere nata tra il sindaco di San Giustino e il consigliere regionale Lignani. Credo che comunque una cosa sia certa: le infrastrutture sono necessarie, sono utili, servono per lo sviluppo del territorio, in particolare per un territorio come il nostro che fa dei commerci, della libera dell'imprenditoria il suo punto di forza, per essere collegato tramite l'E78 proprio con territori che hanno le stesse caratteristiche, quali quelli dell'Alto Pesarese e della Val Tiberina Toscana, anziché dell'Alto Sabio, perché questo consentirebbe l'E78 di fare questa rete di collegamenti importante. Credo anche però che il rispetto della qualità della vita dei cittadini, il rispetto delle zone antropizzate sia importante, quindi sì, le 78 è importante, ma non può essere fatta a discapito della qualità della vita dei cittadini o a discapito, diciamo, dell'impatto territoriale. Credo che la posizione giusta, visto che vengono spesi soldi pubblici, verrebbero spesi soldi pubblici, è quella di invece fare sì che l'impatto di questa strada sia il più contenuto possibile sui cittadini, sulla loro qualità della vita e sulle zone fortemente antropizzate. Insomma, ci sono esempi in tutta Europa, specialmente nel nord Europa, anzi come in Germania o in Danimarca o nella stessa Francia, in cui si vedono grandi infrastrutture che hanno un impatto minimo sui territori. Ecco, questo credo che sia una questione importante. Un'ultima domanda, torniamo alla viabilità regionale. C'è il blocco del cantiere della Perugia-Ancona, che ne pensa? Ma guardi, questo innanzitutto dico subito che ho potuto ascoltare in audizione in commissione il presidente della Quadrilatero SPA, che è una società pubblica composta dalla Regione Umbria, dalla Regione Marche e dall'ANAS.
che ha la maggioranza. Ecco, questo il blocco del cantiere di Pianello, quindi del tratto del quadrilatero che è relativo alla Perugia-Ancona, perché lo spiego se si può velocemente, i tratti di cui si occupa la quadrilatero sono due, quello che va da Foligno a Civitanova Marche e quello che va da Perugia ad Ancona. Foligno Civitanova Marche e sono assegnati a due contraenti generali, come disciplina la legge, cioè coloro che dette che devono dare chiavi in mano questi due cantieri, quindi assumono l'appalto e si impegnano a consegnare l'opera finita. È diviso in due parti, sono circa 2 miliardi e 500 milioni di finanziamento per questi due tratti. Il tratto, diciamo, Foligno-Civitanova Marche non ha problemi, quello per Perugia-Ancona invece, che passa quindi per Pianello, con la galleria di Pianello, per Valfabbrica, ha dei problemi cronici di blocco dei cantieri, perché il general contractor, quindi il contraente generale, ha affidato poi ad un'impresa la realizzazione dell'opera e la prima impresa ha avuto problemi finanziari di liquidità ed è fallita, la seconda impresa che l'ha rilevata ha anch'essa stessa problemi di liquidità e finanziari. Insomma, siamo in una condizione in cui l'ente appaltante, la pubblica amministrazione appaltante, in questo caso la Quadrilatero SPA, è in ostaggio di un general contractor che per farsi gli affari propri di fatto identifica e dà da eseguire i lavori a società che puntualmente vanno in crisi di liquidità e in crisi finanziaria. Allora, io ho fatto una richiesta specifica all'assessore Rometti, voglio sapere innanzitutto quello che può fare l'Umbria, come si muove la giunta regionale, perché sono dell'idea che si debba procedere anche a rescindere il contratto col general contractor per inadempienza, perché noi non possiamo far sì che continuare a sopportare il fatto che, come succede in Italia, le opere pubbliche alla fine costino tre volte tanto e non vengono realizzate. Quello che poi ho scoperto è anche che il general contractor e l'impresa che è in crisi di liquidità hanno su tre amministratori, su tre membri del consiglio amministratore, due sono gli stessi, e il presidente del general contractor è anche vicepresidente dell'impresa che esegue i lavori e che è in crisi di liquidità. Ecco, queste sono questioni gravi sulle quali io farò luce e chiarezza, perché insomma il punto è, noi vogliamo infrastrutture adeguate, infrastrutture come ci sono in tutta Europa, l'Italia non è da meno del resto d'Europa, però ci dobbiamo liberare da questo purtroppo problema cronico sulle opere pubbliche di gente che se ne appropria per mangiarci e riempire il proprio portafoglio a discapito dei cittadini. Bene, l'approfondimento con il TG di Primo Piano Notizie finisce qua, grazie a Gianluca Cirignoni, esponente della Lega Nord, il Consiglio regionale Umbro. Ci troveremo presto per parlare di altri e importanti argomenti.